mantenere la nostra relazione al 100% onesta, io devo andare in una certa direzione e, ahimè, da oggi in poi non sarà più come proprio. Bentornati al canale, come sempre Giù di Muscolo e Vita. Oggi iniziamo in un modo diverso. Ci siamo io e Ele che stiamo facendo una passeggiata in questa pineta di Castelfusano. E a quanto pare ci sta anche una bella palestrina. Hanno messo degli attrezzi insieme che ho pensato, dato che le palestre sono chiuse e è da un po' che non mi alleno, non mi alleno da tipo 2 giorni, perché no fare un bel full body workout in una palestra all'aperto? Diciamo che la temperatura non è il massimo, però non fa né caldo né freddo. Sto in maglione, pantaloni lunghi, ci sta, direi. E quindi oggi iniziamo il video in questo modo, ci facciamo una passeggiatina e poi un piccolo allenamento. Guardate che palestra. Fico. Ragazzi, abbiamo appena finito quell'allenamento, è stato corto ma intenso, bellissimo che non avevo praticamente preparato niente, non pensavo nemmeno veramente di allenarmi, però sono arrivato là e la palestrina era una bomba come avete visto. Ci sta, non me l'aspettavo, quindi grazie Ele che mi hai portato. Ho fatto molto rapidamente, però un bel allenamento intenso, breve, nessuna pausa, un esercizio dopo l'altro, ogni serie portata al cedimento, perché tanto quando si fa meno volume si può portare al cedimento la serie. Sono quasi out of breath e ora continuiamo con la giornata. E ultima cosa, mi ha fatto rivalutare l'allenamento calisthenics o comunque nel parchetto all'aria aperta, perché veramente mi sento una bomba. Quindi se state a Ostia provate a venire in questa pineta, altrimenti ovunque state magari cercatela una palestra all'aperto, che magari il sabato o la domenica invece di allenarvi in palestra andate all'aria aperta. Se ci sono i pesi, i bilancieri, i manubri, ancora meglio, altrimenti trazioni, weighted dips, queste cose qua. Che buono, zucca, pesce e verdurine. E per me invece, ragazzi, faccio un pranzo un po' più standard, un po' più maschile, diciamo. C'è qua del pollo, sia cosce che petto, ne è rimasto un pochino. Poi la madre di Ele ha fatto questa torta rustica con un pochino di verdurine, sembra buonissima. Poi un pochino di pane per i carboidrati e questa crema con zucchine e patate che ho visto dietro. I valori nutrizionali non sono nemmeno così male, per tutto il pacco sono 130-140 calorie più o meno, saranno un 6-7 grammi di grassi, 12-13 grammi di carbo e diciamo 3-4 grammi di proteine più o meno, quindi questo sarà il pranzo mio. Buon appetito! Buon appetito! Piccolo snack che mi ha preparato Ele. Cosa. Ci stanno 2 Giuli. Per cena, ragazzi, ho deciso di farmi una bella bella cena italiana, quindi piadina. Siamo andati a prendere una piadina bella grande, la più grande che c'era al supermercato. Abbiamo preso anche dei salumi, mi sono preso il prosciutto cotto e ho preso anche della mozzarella. L'ho fatto perché, stando in Italia pochi giorni l'anno, quando ci sono una volta ogni tanto mi permetto di mangiare queste cose. Non sarebbe la cena migliore da fare, ma ripeto, dato che il 5 inizio, mi sto tra virgolette levando tutte le voglie che ho adesso, perché il 5 inizio la definizione, devo stare molto più attento. Quindi questa è stata la cena, è venuta una bomba, ci ho anche aggiunto un pochino di insalatina e poi mi sono visto la partita della Juve, che boh, bah, non parliamo di calcio, ma questa è stata la cena di stasera. È giunta l'ora di rispondere al titolo. Non collaboro più.
con MyProtein. Proprio oggi è finito il mio contratto. Se riuscite, state qua per questi 2-3 minuti perché voglio veramente spiegare la situazione e sono sicuro che molti di voi lo capiranno e mi sosteneranno su questa decisione. Se mi seguite dall'inizio avete visto, io sono sempre stato super trasparente con voi e da sempre ho utilizzato i prodotti MyProtein anche quando non ci lavoravo, perché 5 anni fa ero uno studente, ero in Inghilterra e lì tutti usavano MyProtein. Quindi automaticamente io usavo i loro prodotti, ho iniziato il canale, facevo vedere i loro prodotti, dopo 4-5 mesi loro mi hanno contattato e abbiamo iniziato una collaborazione. E è stato veramente incredibile perché per me era come un sogno che era diventato realtà, no? Perché avevo sempre in mente MyProtein come questa compagnia enorme e poi mi hanno contattato a me, che non ero nessuno, per iniziare una collaborazione. Quindi per me era un sogno e in questi 2 anni veramente devo ringraziare un sacco la compagnia perché mi hanno dato tutto, trattano gli ambassador benissimo, ti danno veramente opportunità che non avrei mai pensato di avere, mi hanno fatto venire a Manchester e come compagnia veramente sono stati veramente spettacolari e sono veramente abbastanza triste, abbastanza emozionato che finisce la nostra collaborazione. Però dato che voi siete la mia audience, io voglio essere trasparente e più onesto possibile quando vi dico che secondo me in termini di qualità prezzo MyProtein è una delle migliori compagnie di integratori, soprattutto per chi è studente, magari non avete un budget pazzesco. Il fatto che fanno sempre gli sconti e la qualità prezzo del prodotto c'è veramente, secondo me è una delle prime scelte che farei io. Adesso, col passare del tempo, in questi 2 anni sono sviluppate alcune cose, mi sono sviluppato anche io come persona, non sono più uno studente, non sto più in UK e ho iniziato a guardarmi intorno, ho iniziato a vedere altre compagnie, a provare altri prodotti e ho sempre visto che MyProtein aveva questa gamma vastissima di prodotti e ogni 2-3 mesi magari facevano dei lanci di nuovi prodotti, ma come sapete io sono molto selettivo, uso solo gli integratori su cui c'è ricerca scientifica a supporto e di conseguenza mi sentivo che non potevo dare il massimo a MyProtein perché magari se dovevo fare un certo post con un certo nuovo lancio non ero 100%, diciamo, come dire, non credevo 100% nel prodotto perché magari non c'era abbastanza ricerca scientifica, giusto? Quindi questa era la prima cosa, che in realtà della gamma vastissima di prodotti io ne usavo veramente pochissimi che poi vi mostravo anche a voi. In secondo luogo, chiaramente dopo 2 anni con un brand avevo voglia di fare una nuova esperienza, non c'è nessun dramma, no, io e MyProtein abbiamo finito completamente amici come prima, li ringrazio veramente per tutta l'opportunità che mi hanno dato, ma dopo 2 anni ho voglia di fare una nuova esperienza e ho voglia di provare nuovi prodotti e di mostrarvi nuovi prodotti e quindi ho voluto fare questo video per farvi capire la mia scelta, che secondo me MyProtein rimane comunque qualità prezzo la migliore scelta a mio parere, però io spero che voi mi supporterete, mi sosterrete, così ogni percorso ragazzi ha un inizio ed una fine e per me sentivo che questa collaborazione dopo 2 anni, diciamo che non potevo più dare quello che volevo dare a MyProtein, volevo in primis essere sincero e onesto con voi e quindi ho preferito prendermi del tempo per pensare veramente, è stata una, diciamo, un pensiero, una riflessione che è durata a lungo e sono anche abbastanza triste ed emozionato in questo momento perché è un rischio, come sapete alla fine voi mi sostenevate con MyProtein, ora se io cambio, cioè è un rischio chiaramente, spero che lo sappiate, però io dal primo giorno quando ho aperto il canale voglio essere trasparente e onesto con voi, lo sono stato sempre e se non uso più un certo tipo di prodotti, se mi sento che non posso più dare tutto al brand, se sento che diciamo le due strade sono iniziate insieme, cresciute insieme, ma chiaramente ognuno poi deve fare delle scelte e le strade magari si possono separare, io spero che voi mi sostenete su questo e che mi date fiducia, perché quella per me è la cosa essenziale. Io questa scelta la sto facendo perché voglio essere onesto, trasparente al 100% con voi e voglio mostrarvi alla fine i prodotti che io penso siano veramente validi, ok? Quindi volevo solamente fare questo e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. So che sarà una transizione magari difficile e lo sarà sicuramente anche per me perché dopo 2 anni e mezzo lavorando con una compagnia internazionale enorme che mi ha fatto viaggiare, mi ha portato a Manchester, mi ha fatto conoscere gli altri ambassador, veramente me lo porterò sempre con me appresso, pensando che è tutto grazie a voi e che mi avete anche voi sostenendomi come MyProtein permesso di crescere e scalare appunto dentro questa azienda e però adesso è giunta a una fine e io ci tengo veramente a dirlo, non ho veramente, in realtà mi ero scritto giù tipo una cosa da dirvi, pensavo ok devo dire questo punto, ma alla fine penso che su tutto vince la sincerità, la trasparenza e l'onestà e vi voglio solo dire questo, non c'è nessun dramma, io e MyProtein siamo in termini perfetti al 100%, amici come prima, è solo che io pensavo per me, per la mia crescita, per voi,
per mantenere la nostra relazione al 100% onesta, io devo andare in una certa direzione e, ahimè, da oggi in poi non sarà più come Protein. Detto questo, io ovviamente auguro il massimo a quella compagnia, continuerà a crescere, a diventare incredibile nel mondo, e noi diventeremo incredibili nel nostro altro modo. Una cosa che voglio dirvi sempre, ragazzi, è il concetto di Kaizen, Continuous Improvement, ovvero quando voi, anche se stanno andando benissimo le cose, secondo me uno non deve aver paura di prendere un rischio in un'altra direzione, ok? Perché è molto facile essere complacent, compiacenti, non so se si dice in italiano, è molto facile vedere che va tutto bene e quindi stare tranquilli e non provare a spingersi di più. Però è proprio questo il rischio che si prende in questo momento, che si va per il continuous improvement, miglioramento continuo, è questo, prendere rischi quando tutto sembra andare perfetto per provare ad andare ancora meglio, anche se magari in questo momento uno non lo vede. Quindi questa è la mia filosofia, Kaizen. Spero che voi mi sostenete su questo move, fatemi sapere nei commenti se siete anche voi un po' tristi, perché alla fine 2 anni e mezzo sono tanti, e niente, spero che mi diate la fiducia, che veramente senza di voi io non sarei qua, non starei facendo questo, e però fidatevi al 100% che sto trasparente e lo sto facendo per me e lo sto facendo per voi. Detto questo, vi ringrazio per la visualizzazione, lasciatemi un like, iscrivetevi se siete nuovi al canale, fatemi sapere nei vostri commenti, anzi nei miei commenti, cosa ne pensate, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!